Corsi contro la crisi, una soluzione valida? Fra i numerosi proposti sentiamo quello di Mauro Cita. Nel nostro territorio sono sempre più frequenti corsi che si propongono come soluzioni efficaci contro la crisi, sostenendo che non ci si può difendere da un nemico se non lo si conosce. Sorgono così degli eventi formativi che si propongono di fornire informazioni basilari sull'economia, evolutasi dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri. Corsi di autodifesa contro la crisi, di cosa trattano e che riscontri possono avere con le persone. Beh, questo è un corso che serve a dare un, una cultura generale per quanto riguarda eh, la gestione economica di una famiglia come di un'azienda. Al giorno d'oggi se andiamo a fare delle semplici domande alla gente comune... Sono abbastanza annebbiati sotto il punto di vista di cosa è effettivamente l'economia, cosa sono veramente i soldi e cosa, sono, e cosa ha portato a questa crisi che noi abbiamo adesso. Molte persone possono affermare che questo corso sia un modo diciamo, per speculare sulla crisi. Lei che cosa risponde a queste affermazioni? Beh, oddio, eh, logicamente in questo periodo ne sentiamo di tutti i colori, di corsi, eh, riunioni, eh, quello che deve fare la differenza, secondo me, è che uno, quando partecipa a un corso, un corso di questo genere, eh, deve uscire dal corso con delle proposte concrete che il giorno dopo può mettere in, in atto subito. Strumenti efficaci o speculazioni di un vero e proprio momento di difficoltà? Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato, diceva Albert Einstein all'inizio del secolo scorso, proponendo l'immagine della crisi del tutto inedita al nostro tempo, ritenendola come un ostacolo che fortifica chi riesce a superarlo, senza ricorrere alle scorciatoie proposte da chi cerca di approfittare della situazione. Pensa sia utile come iniziativa o sia magari un modo per speculare sulla crisi? Oddio. Dovrebbe essere una forma molto utile. Speriamo che non sia una speculazione. <ride> la vera crisi è la crisi dell'incompetenza, lo sbaglio delle persone e dei paesi e la pigrizia di non trovare soluzioni, ribadiva il famoso scienziato. La domanda da porsi è dunque se esista veramente una soluzione contro la crisi, che si possa prendere durante le ore di un corso, che si possa comprare con una semplice quota d'adesione, o se invece il prezzo da pagare è ben più alto e vada oltre il valore del denaro.